Ciao, ciao a tutti. Oggi nuovo video tutorial in collaborazione con Perles & Co. Questa volta è un ciondolo che potrete anche fare come orecchino, decidete voi. Ora vi faccio vedere la mia creazione. Quello che ho realizzato questa volta è questo, un ciondolo. Come ho detto prima, poi si può fare anche da orecchino, non è molto pesante. Ho utilizzato le ava, delle perle d'obleque, quindi uguali a quelli che ho utilizzato nell'altro video, e le diamo un duo. Le biem, anche queste già riutilizzate, e quindi che dire, niente. Fatemi sapere cosa ne pensate e andiamo con il tutorial. Volevo ricordarvi che anche per questo progetto trovate sotto nell'info box il link del materiale e quindi accedere facilmente al sito per poter acquistare. Niente, andiamo avanti. Ciao! Quello di cui avremo bisogno sono le ava con questo codice, ne occorrono 6, le perle a doppio foro. Queste ce ne occorreranno 3, le diamond duo, questa colorazione, naturalmente vi metterò il codice sotto, le biem, le minus, le obits, e delle rocaille 110-15-0 galvanizer gold. Bene, andiamo con il tutorial. Avremo bisogno del filo Farline da 12 mm, quindi procediamo. Inseriamo sul lago, sul filo, 3 perle alternate da 3 minus. Rientriamo dalla parte opposta e facciamo dei nodi. Ecco qui quello che avremo, ripassiamo ancora dopo fatto i nodi di nuovo nella perla, facciamo un bel filo lungo così non c'è bisogno di rimettere un altro filo. Quindi saliamo nel foro superiore di una perla, bene, prendiamo una ava, questo modo, e ci inseriamo in questo foro. Premesso che a me le ave non piacciono tanto, le trovo molto delicate e non mi piacciono. Quindi, allora, inserito in questo modo l'ava, prendiamo una obits, una biem, una obits. Ora prendiamo un'ava dal foro questo, portiamo giù e prendiamo di nuovo una obits, una biem e una obits. Prendiamo di nuovo un'ava, questa volta in questo modo. Passiamo solo da questo foro. State attenti che sono molto delicate, quindi... Allora, abbiamo fatto questo lavoro, quindi dovremo andare nella perla che troviamo dopo. Ci inseriamo nella perla, in questo modo, e rientriamo anche nell'altro foro della ava. Quindi avremo questo. Non badate che sia un po' molle, poi diventa rigido. Quindi abbiamo inserito questa, presa una obits, una biem, una obits, lava presa da questo da sotto, di nuovo obits, biem e obits, e inserito quest'altra ava. Ci troviamo qui.
questo filo in eccesso si può tagliare, dobbiamo ripetere, partendo dalla O-Bits, lo stesso passaggio che abbiamo fatto adesso. Quindi, inserito quest'altra sequenza, ho messo sul lago l'ultima sequenza, quindi la porto giù, entro in quest'ava. Ricordate che questa l'abbiamo, la prima l'abbiamo inserito solo da questo lato, quindi questo è ancora da inserire. Quindi vado nel suo foro molto delicatamente e mi inserisco nella perla. Questo è quello che otterremo. Ora ripassiamo in tutto il lavoro. Vedete? Dobbiamo ripassare. Una volta ripassato, usciamo da questa O-Bits vicino all'ava. Prendiamo 3 11 0 e ci inseriamo nella minus. Questo modo. Prendiamo ancora una 11 0 e vado in quella centrale delle tre. E tiro. Ora prendo un'altra 11 0 e vado in questa O-Bits Ava O-Bits BM eccetera. Ecco, qui ecco quello che avremo. Continuiamo sempre con il filo e usciamo da questa O-Bits. Facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, continuiamo lo stesso e lo facciamo anche qui. Ecco il risultato del lavoro. Quindi esco da questa O-Bits, già come diventa più rigido. Con questo passaggio vado nella foro centrale della BM, quindi in questa BM che si trova in questa posizione. Prendiamo sul lago 3 O-Bits e una 15 0 e vado nel foro superiore della AVA. Ora prendiamo una O-Bits, una Diamond Duo e una O-Bits. Quindi in questo modo vado nell'altro foro dell'AVA. Ora faccio questo lavoro al contrario, quindi una 15, 3 O-Bits e vado nel foro centrale della BM. Ora invece dovremmo mettere 3 15 0 una O-Bits una 15 0 e vado nel foro superiore della AVA. Ora dovremo fare al contrario, quindi una 15, una O-Bits e 3 15 0. E vado sempre nel foro centrale della PM. Quindi faremo dove troviamo la AVA aperta, dovremo inserire 3 O-Bits è una 15 0 e la diamo un 2 e fare al contrario con 15 e 15 0 e O-Bits, mentre dove troviamo l'AVA capovolta metteremo 3 15 0 una O-Bits e una 15 0 e poi al contrario passando sempre dal foro centrale della BM. Ok, facciamo tutto il giro in questo modo e ripassiamo nel lavoro. Allora, ripassato nel lavoro,
usciamo da questa quiz. Prendiamo una Minos e andiamo nel foro centrale, questo foro della Ava. Posizioniamo la nostra Minos, ne prendiamo ancora un altro e ci inseriamo nella Obiz, nelle 15.0 e andiamo avanti. Usciamo dalla BM ecco qui, io faccio dei nodi con il filo in questo modo, facendoli trovare qui in questo modo, 1 e 2, e mi inserisco nel foro superiore della BM. Uscendo dal foro della BM prendiamo una 11.0, ci inseriamo in questa 15, la Ubiz, e passiamo nella Minos. Avremo questo. Prendiamo un'altra Minos, ci inseriamo in quest'altra, passiamo dalla Ubiz e prendiamo solo, posizioniamo bene la nostra Minos, prendiamo anche questa 15.0 sul lago. Quindi ripeto, sto uscendo dalla BM, ho preso una 11.0, mi sono inserita nella 15, nella Ubiz, nella Minos, ho inserito un'altra Minos, mi sono inserita in questa Minos, sono andata nella Ubiz e nella 15.0, ora prendo un'altra 11.0 e mi inserisco in questa BM for del foro superiore. Ora prendo una 15.0 e mi inserisco nello stesso foro, in questo modo. Ho preso la 15, mi inserisco nello stesso foro e vado, faccio gli stessi passaggi, torno indietro, tiro bene, vado sempre nella 15, Ubiz, Minos, e ripasso anche in questa. Ora facciamo il cappietto per mettere la, se facciamo l'orecchino la monachella, se facciamo il ciondolo un anellino per il ciondolo. Quindi vado ad inserire 2 15, 4 11 e altre 2 15 0. Mi inserisco nella stessa Minos dalla parte opposta. Quindi ripasso in questo cappietto che ho fatto. Una volta ripassato nel cappietto almeno 3 volte, continuo, vado ancora avanti inserendomi nella Minos, e quando il filo è corto si impiglia, poi ancora nella Ubiz, nella 15.0, nella 11, ed esco dal foro superiore della BM. Anche qui prendo una 15.0 e mi inserisco sempre al contrario, ripassando di nuovo nel lavoro. Quindi fatto questo, ritorniamo indietro con il filo per rinforzare meglio questi passaggi, facciamo dei nodi con il filo e lo possiamo tagliare. Il lavoro è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi piace. E niente, vi ricordo che trovate
tutti i link del materiale nell'info box. Vi ringrazio, saluto tutti e iscrivetevi al mio canale. Ciao, grazie per essere qui. Thank you.